Bene, allora ben ritrovati con Santa Caterina da Siena e il suo dialogo della Divina Provvidenza. Abbiamo affrontato, iniziato a vedere la parte che riguarda il corpo mistico della Santa Chiesa, dove Caterina ha cominciato a illustrare la dignità, dei ministri della Chiesa, di coloro che sono costituiti nell'ordine sacro, attraverso la loro dignità che è acquisita in quanto sono ministri soprattutto dell'Eucaristia, di tutti i sacramenti, o meglio ancora, come dice Caterina stessa, sono ministri del sangue di Cristo, che viene donato attraverso i 7 sacramenti. Ecco, questa in particolare appunto sono, essendo ministri del sangue, sono deputati all'Eucaristia. E quindi Caterina ha presentato questo mistero dell'Eucaristia attraverso l'immagine del sole e attraverso l'immagine del lume dal quale si può attingere per accendere le anime. Ecco, Caterina continua con questa immagine e così scrive, o così meglio l'Eterno Padre, ecco, rivela a Caterina. Non che voi cambiate in forma diversa da quella che io vi ho dato, ma crescete e aumentate le virtù nell'amore, usando il libero arbitrio nella virtù e nello zelo della carità, finché avete tempo. Passato il tempo, infatti, non potrete far più niente, così dunque potete crescere nell'amore. Quindi il dono della grazia e la cooperazione a questa grazia da parte della volontà umana, ecco, produce un cambiamento. Un cambiamento nel senso, abbiamo visto, dell'accrescimento della virtù della carità e dello zelo che promana dalla carità. Lo zelo, cioè, che spinge sempre più a crescere e spinge sempre più a crescere perché, come dire, infiamma sempre di più il desiderio dell'anima. Con questo amore voi venite a ricevere quel dolce e glorioso lume che io vi ho affidato ad amministrare per mezzo dei miei ministri e che vi ho dato in cibo. E pur ricevendolo intero, di esso tanto ne ricevete quanto è l'amore e l'ardente desiderio che gli offrite, secondo l'esempio delle candele che hanno fiamme più o meno grandi a seconda del loro peso. Caterina aveva indicato anche questo esempio, no, delle grandezza delle diverse candele come segno della diversa intensità di desiderio delle anime. Quindi c'è una candela più grossa, più piccola, con uno stoppino più forte, più lungo, più grande, più spesso piuttosto che un altro, e quindi produce più o meno luce, cioè produce più o meno una fiammella che fa appunto più luce o meno. Così è il desiderio dell'anima, per cui l'effetto dell'Eucaristia produce un effetto a misura della capacità dell'anima, cioè a misura del desiderio dal quale è infiammata l'anima. E anche se in ciascuno il lume ricevuto si vede tutto intero e indiviso, non può infatti essere diviso per alcuna imperfezione né vostra né dei ministri, tuttavia tanto partecipate in voi di questo lume, cioè della grazia sacramentale, quanta è la misura del santo desiderio con cui voi disponete a riceverlo. Chi poi si accostasse a questo dolce sacramento in stato di peccato mortale non ne riceve grazia, pur ricevendo tutto me, Dio e uomo. Ma sai tu come si trova quest'anima che riceve il sacramento indegnamente? Essa sta come la candela che, cadutavi dentro dell'acqua, può solo stridere quando è accostata al fuoco, e il fuoco non vi ha ancora
attecchito che già è spento e non rimane altro che il fumo. Ecco, allora un'altra immagine che completa è quella precedente, cioè che l'anima che riceve il sacramento dell'Eucarestia è in stato di peccato mortale, riceve certamente Gesù Cristo, che è presente nell'Eucaristia con tutto se stesso, ma non ne riceve il frutto, non riceve la grazia. Ed è come appunto uno stoppino bagnato, se viene raggiunto dalla fiamma, non permette alla fiamma di accenderlo e addirittura stride. Se trasportiamo l'immagine alla legna, la legna fa un particolare lamento, ecco, quando viene avvicinata dal fuoco ed è tutta bagnata. Ecco, questo stridio, questo stridio che è prodotto dall'acqua che impregna lo stoppino, ecco, è appunto fa pensare allo stridio dell'anima che appunto soffre il conflitto che tra il non essere in grado di poter ricevere l'Eucaristia e il fatto di essere accostata a questo fuoco. Così quest'anima, che pur ricevette il santo battesimo come quella candela, si bagnò nel suo intimo con l'acqua della colpa, che inumidì lo stoppino del lume di grazia del battesimo. Non essendosi scaldata al fuoco della vera contrizione, confessando la propria colpa, si presentò alla mensa dell'altare a ricevere questo lume materialmente, ma non interiormente. E non essendo quell'anima disposta come si deve a così grande mistero, questo lume di verità non rimane in lei con la grazia, ma se ne allontana, e l'anima resta in più grande confusione, spenta e ottenebrata e in più grave colpa, così che di questo sacramento essa non sente altro che lo stridore del rimorso di coscienza. Ecco, ricevuto il battesimo che predispone appunto a ricevere un ulteriore aumento di grazia viene data anche con il sacramento dell'Eucaristia, se l'anima è bagnata dalla colpa non può riceverne il frutto. E ciò che lo avrebbe potuto asciugare questo stoppino, dice, è il fuoco della contrizione e della confessione dei peccati, che è appunto un altro avvicinarsi al fuoco della carità divina, un avvicinarsi al fuoco della grazia, al fuoco dello Spirito Santo, che in questo sacramento asciugherebbe l'anima bagnata dalla colpa e la renderebbe predisposta ad essere infiammata dal sacramento dell'Eucaristia, dalla grazia del fuoco che lo accompagna. Ecco, ma così non avviene appunto per mancanza della contrizione e della confessione. Ma questo stridio che si sente nello stoppino bagnato che viene accostato al fuoco è lo stridore del rimorso della coscienza, che appunto sente di non essere nello stato sufficiente per ricevere l'Eucaristia, ecco, quindi ne prova il rimorso della coscienza, lo stride dentro di sé tra la sua condizione e ciò che invece riceve accostandosi alla comunione indegnamente. E non già per difetto del lume, il quale non può subire alcuna diminuzione, ma a causa dell'acqua che esso trova nell'anima. L'acqua della colpa ostacola lo slancio dell'anima che non può ricevere questo lume. Vedi dunque che in nessun modo questo lume può essere diviso. In esso il calore e il colore sono strettamente uniti e per quanto piccolo sia il desiderio dell'anima nel riceverlo, o per difetto che fosse nell'anima di chi lo riceve o di chi lo dispensa, come ti ho detto a venire del sole,
pur risplendendo su cose immonde, non si contamina. Così il dolce lume che è in questo sacramento per nessuna cosa viene macchiato, né diviso, né diminuisce la sua luce, né si stacca dal proprio centro, nemmeno se tutto il mondo assumesse in stato di colpa la luce e il colore di questo sole. Quindi il sole dell'Eucaristia risplende di luce propria, che non viene rovinata, contaminata, resa infruttuosa, inefficace da qualsiasi colpa. Neanche se tutto il mondo intero si accostasse al sacramento dell'Eucaristia in stato di colpa, nemmeno questo potrebbe oscurare e contaminare il sole che è l'Eucaristia, perché appunto vive, splende di luce propria, perché ne è la fonte. Allo stesso modo questo Verbo, questo sole che è l'unigenito mio figlio, non si stacca dal sole che io, Eterno Padre, sono, per il fatto d'essere dispensato a chiunque voglia riceverlo nel corpo mistico della Santa Chiesa. Ma tutto egli vi rimane e tutto voi lo ricevete, Dio e uomo, come ti mostrai con l'esempio del lume, dove vedi chiaramente che se anche tutto il mondo ne prendesse, tutti l'avrebbero e tuttavia esso resterebbe intero. Quindi l'esempio della fiamma è molto efficace nel dire Gesù che si dà tutto nell'Eucaristia, nell'ambito appunto della vita spirituale, dello spirito, della realtà immateriale, cioè che viene suddiviso, ciò che viene donato, ciò che viene consegnato ad altro, ecco, non impoverisce e non diminuisce la fonte, quindi che rimane integra e intatta. E con che occhio, carissima figlia, tu e gli altri dovrete vedere, contemplare e toccare questo mistero? Non certo con il tatto e la vista corporea, perché tutti i sensi del corpo sono inadeguati. Come vedi, l'occhio non vede altro che la bianchezza del pane, così come la comune esperienza nel sacramento dell'Eucaristia. Né la mano tocca altro, né il gusto altro sente che il sapore del pane, così che le grossolane sensazioni del corpo vengono ingannate. Ma non può essere ingannato il sentimento dell'anima, purché essa voglia, cioè purché essa non voglia privarsi del lume della Santissima Fede con l'incredulità. Possiamo richiamare una delle espressioni dell'inno eucaristico di San Tommaso d'Aquino, dove elenca, dice la vista, il tatto e il gusto si ingannano al contatto con l'Eucaristia perché l'avvertono come pane, e soltanto l'ascolto, l'udito, invece viene edificato perché attraverso l'udito la fede si alimenta. Dice infatti San Paolo, fides ex audito, e quindi la fede nasce dall'ascolto, per cui se l'anima rimane nell'ascolto della fede, nella docilità della fede, ode la parola di Dio che dice questo è il mio corpo, e quindi ad essa aderisce, fa aderire l'anima con tutta se stessa, e quindi il sentimento dell'anima giustamente arriva alla realtà del corpo, del sangue, anima e divinità di Cristo. Chi gusta, vede, tocca questo sacramento ha il sentire dell'anima. Con che occhio lo vede? Con l'occhio dell'intelletto, se in esso vi è la pupilla della Santissima Fede. Questo occhio vede in quella bianchezza tutto me, Dio e uomo, la natura divina unita con la natura umana, il corpo, l'anima e il sangue di Cristo. L'anima unita al corpo, il corpo e l'anima uniti con la mia natura divina, senza distaccarsi da me. Esiste però anche una dotazione di sensi spirituali, possiamo dire. Esiste un gusto, un occhio, un tocco,
un tatto spirituale. E attraverso questi sensi spirituali l'anima, confortata dalla fede, sente, tocca, gusta, vede la realtà del corpo di Cristo. Non lo vede soltanto con l'occhio dell'intelletto, abitato dalla fede, bensì anche con l'occhio del corpo. Sebbene a causa del lume intensissimo l'occhio corporeo subito perda la capacità di vederlo, onde rimane solo la visione dell'occhio dell'intelletto. Te lo mostrai per tuo chiarimento nel momento della battaglia che il demonio ti aveva fatto proprio a riguardo di questo sacramento e anche per farti crescere nell'amore e nel lume della Santissima Fede. Perciò sai che, recandoti in chiesa una mattina all'alba per assistere alla messa, essendo stata poco prima tormentata dal demonio, ti mettesti dritta davanti all'altare del crocifisso. Il sacerdote era venuto intanto all'altare di Maria. Quindi fa riferimento a un'esperienza personale di Caterina, dove ha potuto anche vedere con l'occhio del corpo, in qualche modo la presenza di Gesù nell'Eucaristia. E questo avvenne appunto come dono da parte del Signore in seguito a una battaglia che lei ha probabilmente vissuto, forse una battaglia della fede, dove il demonio magari l'ha tentata proprio riguardo alla presenza eucaristica, la presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia. E questo aggiunge anche da parte di Dio per farla crescere nell'amore e nel lume della Santissima Fede. E questa è una grande luce ed è anche un grande conforto che le lotte contro le tentazioni, quindi le tentazioni che Dio permette, ecco, sono date, sono permesse perché appunto possiamo crescere nella fede e nella carità. Quindi obbediscono a un disegno di Dio che vuole che cresciamo. E quindi ha iniziato questo racconto di questa sua esperienza quella mattina andando alla messa e continua. E tu te ne stavi là a considerare il tuo difetto perché temevi di avermi offeso per la molestia a te arrecata dal demonio e a contemplare l'ardore della mia carità che ti aveva fatto degna di ascoltare la messa, sebbene ti reputassi indegna persino di entrare nel mio Tempio Santo. Allorché il sacerdote giunse alla consacrazione e all'atto della consacrazione tu alzasti gli occhi su di lui. Ecco, la sensibilità, la grande delicatezza di Caterina pensava che, avendo subito l'assalto della tentazione del demonio, ecco, temeva di aver in qualche modo offeso il Signore. Ma questo suo scrupolo, possiamo dire, uno scrupolo buono e genuino, viene ricompensato da questa visione che Dio Padre concede a Caterina. E mentre egli pronunciava le parole della consacrazione, io mi manifestai a te, e tu vedesti uscire dal mio petto un lume, come il raggio che esce dal disco del sole, senza tuttavia staccarsene. Entro quel raggio di luce, strettamente ad esso unita, scendeva una colomba, che veniva a colpire l'ostia in virtù delle parole della consacrazione pronunciate dal sacerdote. Quindi vede una luce, una sorta di raggio che esce dal disco del sole dell'Eucaristia e vede anche una colomba. Di fronte a ciò il tuo occhio corporeo non bastò a sopportare la luce, ma ti rimase solo l'occhio dell'intelletto, con il quale vedesti e gustasti l'abisso della carità. Tutto me, Dio e uomo, nascosto sotto il velo di quella bianchezza. Tuttavia, la luce e la presenza del Verbo, che tu vedevi mentalmente sotto quella specie, non cancellavano la bianchezza del pane, e l'uno non impediva l'altro, né il vedere me, Dio e uomo, in quel pane, né quel pane era cancellato da me, perché non gli veniva tolta la bianchezza né il poterlo toccare e gustare.
un'esperienza evidentemente particolare che non dobbiamo invidiare. Santa Caterina è stato un dono speciale che Dio ha voluto farle, che a certuni alle volte fa, chi in una misura, chi in un'altra, ma che dipendono esclusivamente dal beneplacito divino e che noi non dobbiamo assolutamente né cercare né chiedere. A chi rimase la capacità di vedere, anche perché lei dopo appunto ha visto per un attimo, ha avuto per un attimo questa visione, e poi ha dovuto anche lei, come dire, attivare l'occhio della fede per appunto continuare a vedere la presenza di Gesù in quell'ostia. A chi rimase la capacità di vedere? All'occhio dell'intelletto, con la pupilla della Santissima Fede, così che il vedere spetta principalmente all'occhio dell'intelletto, in quanto questo non può essere ingannato. Con l'occhio dell'intelletto dovete contemplare questo Santissimo Sacramento. L'occhio dell'intelletto, appunto, illuminato con la pupilla della fede. E chi lo può toccare? La mano dell'amore. Con questa mano, infatti, si tocca ciò che l'occhio ha visto e conosciuto in questo sacramento. L'ostia si tocca per fede con la mano dell'amore, quasi a certificare quel che si vide e si conobbe mentalmente con la pupilla della fede. Quindi l'occhio dell'intelletto, la mano dell'amore, e chi lo può gustare? Il gusto del santo desiderio. Il gusto del corpo sente il sapore del pane e il gusto dell'anima assapora me, Dio e uomo. Vedi dunque come i sensi corporei vengono ingannati, ma non è ingannato il sentimento dell'anima. Questa viene rassicurata e illuminata in se stessa, perché l'occhio dell'intelletto ha visto con la pupilla della Santissima Fede, e poiché vide, conobbe, e perciò lo tocca anche con la mano dell'amore, poiché ciò che ha visto ora tocca per amore con fede. Ecco, possiamo ricordare un versetto di un salmo, e gustate e vedete come è buono il Signore. Effettivamente, spendiamo una parola su questo, perché non è, penso, né immediato né comune che si pensi che Dio ha un gusto, che abbia un sapore e quindi che sia qualcuno da gustare, ma se è non soltanto un bene, non soltanto il sommo bene, ma anche la fonte di tutti i beni, allora se sappiamo, abbiamo il gusto di saper gustare i beni che traggono i beni creati, i beni che ricevono la loro bontà da Dio e che scaturiscono dalla bontà di Dio, e con maggior ragione si può gustare la bontà di Dio. Solo che appunto questo richiede la luce della fede, che presenta questo al palato spirituale, in modo che possa gustare Dio. Ed è l'esperienza anche che Caterina ha fatto, ma direi anche tanti altri santi ci narrano di avere un certo gusto, aver acquisito un certo affinato, un certo gusto per Dio e di Dio e delle cose di Dio. E con il gusto dell'anima, unito all'ardente desiderio, assapora la mia infuocata carità, l'amore ineffabile con il quale l'ho fatta degna di ricevere il grande mistero di questo sacramento e la grazia che in esso vi viene data. Vedi dunque come dovete ricevere e contemplare questo sacramento, non soltanto col sentimento corporeo, ma con il sentimento spirituale, disponendo il sentimento dell'anima a riceverlo e a gustarlo. Ecco, il gusto, cioè come dire, il senso del gusto di cui è dotata l'anima
E il gusto che l'anima prova appunto a contatto con l'Eucaristia è il gusto della carità, cioè dell'amore di Dio increato, dell'amore, come dire, gustato stesso da Dio, e che Dio si compiace di condividere e di partecipare alla sua creatura. Guarda, carissima figliola, in quale eccellentissimo stato è elevata l'anima quando riceve nel dovuto modo questo pane della vita, cibo degli angeli. Nel riceverlo, essa sta in me ed io in lei, come il pesce sta nel mare e il mare nel pesce. Così io sto nell'anima e l'anima in me, mare pacifico. Un'immagine nota e cara a Santa Caterina, questa del mare e del pesce, questa mutua compenetrazione tra il pesce e il mare, a indicare appunto questa compenetrazione tra Dio e la sua creatura, dove appunto il mare e il pesce sono perfettamente distinti, ma anche, come dire, l'uno nell'altro. E così in qualche, nello stesso modo, in un certo modo, noi creature di Dio, ecco, possiamo essere compenetrate dalla presenza di Dio, la presenza appunto di grazia che Dio che ci concede, ecco, di poter vivere e di poter anche gustare in taluni casi. Nell'anima rimane la grazia perché, avendo ricevuto questo pane della vita in stato di grazia, dopo che si è consumata la specie del pane, io vi lascio l'impronta della mia grazia, come il sigillo che si imprime sulla cera calda. Quando il sigillo viene tolto, la sua impronta rimane. Ecco un'altra immagine, come ormai siamo un po' abituati, Caterina va un po' a cascata con le immagini. Un po' anche il segno che ciò che gli è dato di contemplare, ecco, non ha immagini sufficienti, ecco, non ha parole adeguate per esprimerne il significato e la profondità. E allora va un po' a ruota libera. E per noi è un po' a volte disorientante, perché appena ci siamo orientati con una immagine, subito ne fa intervenire un'altra. Ecco, però diciamo che è una cascata dove vale la pena mettersi sotto, anche se si è un po' travolti. Allo stesso modo vi rimane nell'anima la forza di questo sacramento, ossia il calore della mia divina carità, clemenza dello Spirito Santo. Vi rimane il lume della sapienza del Figlio mio unigenito, e nella quale l'occhio dell'intelletto viene illuminato. E l'anima rimane fortificata, partecipando della fortezza e potenza che la rende forte e potente contro la propria passione sensibile, contro i demoni e contro il mondo. Allora, l'impronta lasciata della grazia, che è simile anche all'impronta che il sigillo opera sulla cera calda, è efficace anche questa immagine, perché la cera calda fa pensare effettivamente all'anima che viene appunto toccata e infiammata dalla grazia, e per questo dopo essa può lasciare la sua impronta come il sigillo sulla cera. Appunto si parla anche del calore, ecco, della divina carità, e nello stesso tempo vi è il lume della sapienza del Figlio, perché appunto l'occhio ne viene dell'intelletto, che è già elevato dalla luce della fede, viene ulteriormente illuminato. Cioè chi, potremmo dire, vive di più, ecco, questa realtà dell'unione con Dio, vive di più, cioè, il mistero della grazia, gli è dato di assaporare, ecco, la realtà di Dio, e gli è dato anche di comprenderne di più, non togliendone mai il mistero che ci supera e ci sovrasta, ma gli è dato di capire di più. In questo vediamo, ad esempio, Santa Caterina, che era illetterata, no?
È vero che ha avuto tanti maestri, tra cui tanti fratelli domenicani, e che l'hanno anche introdotta nel pensiero di San Tommaso d'Aquino, col fratello, ma Caterina non aveva fatto studi suoi. Quindi, allora, questa dottrina che lei esprime, che è certamente ispirata da Dio, è anche frutto della sua capacità di ascoltare gli insegnamenti che riceveva. E questo lo riscontriamo in tanti altri santi, no? Che, essendo persone semplici, letterate, eccetera, penso ad esempio a un altro nostro grande confratello, San Martín de Porres, del convento di Lima, che era un frate non sacerdote, è un frate umile e semplice, addetto alla portineria, di origini umili, perché era figlio di un nobile spagnolo e di una schiava nera, quindi un mulatto. Aveva però una tale sapienza infusa da Dio che i suoi confratelli teologi, dottori, predicatori, e anche il vescovo e tanti altri prelati, si rivolgevano a lui per determinate questioni, di teologia. Questo per dire che il Signore davvero si compiace di riempire del gusto delle cose di Dio, le anime semplici, le anime umili, le anime povere. In più riceve ancora, dice, la fortezza e la potenza che appropriamo al Padre, che la rende l'anima forte e potente contro i tre nemici tradizionali, appunto la passione sensibile, o altrimenti detta la concupiscenza, il demonio e il mondo, cioè la mentalità del mondo che vorrebbe fare a meno di Dio. E così vedi che le rimane l'impronta, dopo che è stato tolto il sigillo, consumata la materia, ossia gli accidenti del pane, questo sole vero si ritrae nella sua sfera, senza peraltro essersene mai staccato, perché sempre è stato unito a me, dopo che l'abisso della mia carità ve lo ha dato in cibo per generosità e provvidenza divina, sovvenendo alle vostre necessità col procurarvi il nutrimento della mia dolce verità in vista della vostra salvezza e affinché vi sosteniate in questa vita ove siete pellegrini e viandanti, ed anche affinché non perdiate la memoria del beneficio del sangue. Usa anche qualche termine tecnico. Quando avviene la consacrazione, abbiamo la trasformazione di tutta la realtà del pane, della natura del pane, nella natura nella realtà di Gesù Cristo, secondo la sua natura divina e umana, però rimangono appunto l'aspetto esteriore, gli accidenti del pane, quindi la bianchezza, il sapore del pane, le caratteristiche, potremmo dire, organolettiche. Queste rimangono finché appunto non viene mangiato, non viene assimilato dall'organismo. E tuttavia porta appunto tutto un insieme di un corredo di effetti benefici per l'anima. Infatti dice: sovviene alle vostre necessità in vista della vostra salvezza, vi sostenta in questa vita perché possiate camminare nella fede. L'Eucaristia infatti giustamente viene anche chiamata il pane del cammino, il nutrimento che ci accompagna in questa vita verso la patria definitiva che è il cielo, e affinché in ultima non perdiate la memoria del beneficio del sangue, cioè per imprimere in voi appunto il fatto che siete salvati, nutriti, irrobustiti dal sangue di Cristo, che è ciò che ottiene la grazia e i suoi frutti. Vedi perciò quanto siete tenuti alla riconoscenza e all'amore per me, poiché io vi amo tanto e perché io sono somma ed eterna bontà,
degno d'essere amato da voi. O carissima figliola, tutto questo affinché tu possa conoscere meglio la dignità alla quale ho innalzato i miei ministri e perché tu ti dolga delle loro miserie. Quindi tutto questo introduzione che è anche una riflessione, un approfondimento sul mistero dell'Eucaristia, è per dire la dignità dei ministri risiede nel fatto che amministrano quel tesoro e prezioso che è l'Eucaristia. La loro dignità deriva da quello, che sono appunto dei ministri. Affinché appunto la preghiera che tu mi elevi per loro è così accompagnata da questo sentimento di dolore per le loro miserie. Se essi, infatti, cioè i ministri, considerassero la propria dignità, non giacerebbero nelle tenebre del peccato mortale, né deturperebbero il volto della loro anima, perché non solo non debbono offendere me e la loro dignità, ma nemmeno se gettassero il loro corpo nel fuoco potrebbero corrispondere a una grazia e a un beneficio tanto grandi, quali quelli che hanno ricevuto. In questa vita, infatti, è impossibile raggiungere una dignità più eccelsa. Essi sono i miei consacrati e li chiamo miei Cristi, appunto consacrati, perché ho dato loro me stesso da amministrare per voi, ponendoli come fiori profumati nel corpo mistico della Santa Chiesa. Quindi la dignità dei ministri è data loro da Dio per esclusiva iniziativa e dono di Dio, senza alcun loro merito, e tanto che qualsiasi cosa potessero fare, addirittura dare il proprio corpo alle fiamme, ecco, questo non ricambierebbe, non potrebbe corrispondere in maniera adeguata a un sì grande dono ricevuto da Dio. Questa è la eccelsa dignità dei ministri della Santa Chiesa.